E ciao amici, bentornati su questa run di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. E oggi finirò il gioco perché mi sono davvero rotto i coglioni. Quindi oggi esploreremo il Settipelago. Non dirmi che devo insegnare a spaccarocce a qualcuno perché sennò mi sparo in culo. Wow, che mosse veramente forti. Bene. Ora possiamo salire la cascata. Oh no, ci sono ancora i Team Rocchetti. Vi prego non troppo forti che sennò poi mi spavento. Wow, è stato difficile e quindi 10 su 10. Perché i giochi vecchi erano difficili, giusto? Ok, abbiamo finito le cose da fare a Quartisola. Andiamo a Quintisola. Oh, finalmente. Però Rattata al 48 fa un po' ridere se permetti. Sono alto 1,70 m. Lo so perché ho misurato la mia vicina. Questa è una frase molto equivocabile. Oh no, ci sono i Brail. Ma tanto non scopriremo quello che c'è là dentro perché non me ne frega assolutamente nulla. E vabbè ragazzi, lo sapete, mentre cerco di trovare quel cazzo di Larvitar è arrivato il momento che tutti quanti stavano aspettando, ovvero la lettura dei migliori tre commenti dell'episodio. Eccola qua! L'episodio precedente. L'ho preso, anzi presa, e la chiameremo Oh mio Dio, Godzilla! Allora scusate, dove ero rimasto? Dunque, Peppo, mai visto che i Pokémon non hanno il pene? LOL, com'è possibile che fanno uovi senza pippo? LOLOLOL. E allora, praticamente, con la magia del Natale tutto è possibile. E in poche parole, dovete sapere che in tempi remoti i Pokémon avevano chiesto a Babbo Natale di far sparire i genitali in modo da non risultare. Non risulta. Scusate un secondo, ma non c'è niente nel senso che ma c'è chi preferisce cercare di raggiungere la perfezione con un compagno. Bruno stesso si è allenato per parecchio tempo con un amico, un certo Brawly, intende dire Rudy. Game Freak Italia. Praticamente stavo dicendo che volevano togliersi dalle palle i genitali perché insomma sono un po' brutti da vedere e insomma secondo me hanno fatto molto bene e quindi si riproducono con il pensiero. Comunque, se Di Maio è Lapras, Salvini è Aerodactyl. By the way, adesso c'è la parte migliore di Rosso Fuoco e Verde Foglia, l'unica cosa che si salva è il Settipelago. Allora, in realtà Salvini è in ognuno di noi. Questo non ce lo dicono i poteri forti, ma purtroppo, per fortuna, vedete un po' voi, Salvini fa parte di noi e non possiamo liberarcene. Quindi è un problema, eh sì, è un vero problema. Perché in effetti vuoi mettere ad avere qualcuno nel tuo corpo? Eh sì, proprio in quel senso, eh sì. Oh, e infine abbiamo l'ultimo super commento. Dunque, yeah, divertimento e fra poco si va a catturare Mewtwo e chiamarlo Money o Cash in onore dell'assolutamente non necessario remake in CGI. Ma Dio, perché? Del primo film. No, perché Mewtwo mi sta sul cazzo. Io odio Mewtwo, mi fa schifo come design, è orribile, devo andare a Quintisola. E praticamente no, non cattureremo Mewtwo perché appunto mi sta leggermente sul cazzo. Perfetto, e adesso noi andremo a fare una cosa molto simpatica, ma credo che l'abbiate già capito, visto che non abbiamo ancora finito del tutto. Si va a Quintisola. Si va! Ah. Farming, dolce farming.
Oh, e rieccoci qui davanti alla Lega Pokémon per la seconda volta. Oh, dopo aver farmato per quasi un'ora e mezza, Dios. E Godzilla! Ecco qua, io voglio morire. E ce li facciamo tutti di fila. Bravissimo, Detroner, sei sempre utile. Fuori la prima. Detroner, sei inutile. Strano che tu sia sempre quello da revitalizzare. Levati dai coglioni. Ho detto levati dai coglioni. Ah, ci rincontriamo. Niente. Di Maio proprio contro Salvini non può farcela. Perfetto, siamo pronti, siamo caldi, siamo carichi per l'ultima lotta di questa maledetta run. Andiamo. Oh, ciao. Come va la vita? Non ho ben capito. Cosa sono queste mosse? Gioco? Hello? Non capisco io. Perfetto. E abbiamo finito per davvero stavolta. Sì. E allora, cosa dire di questo gioco a parte che fa schifo? Ah no, scusate, è bellissimo, devo dire quello. Eh sì, però per favore. Non si può ancora premere start. Niente. Ci vediamo alla prossima run ignorante, ma non so quando sarà. Forse domani, forse oggi, forse l'anno prossimo. Chi vivrà vedrà. È così che si dice, giusto?